L'Atletico San Pietro in Valle sciupa un'altra occasione per tornare a guadagnare punti in ottica playoff. Al comunale si fa imporre il pari da un coriaceo guardialfiera, formazione che ha venduto cara la pelle, ma nella difficile posizione di quintultima della classe, impelagata in basso nelle paludi della zona retrocessione. L'inizio del match è favorevole alla formazione viaggiante del tecnico Angelo Antenucci. Stoccata al volo da posizione laterale di Greco, sulla quale si oppone distinto Barile con il corpo. La risposta dei padroni di casa arriva dopo il quarto d'ora. Si invola sul binario mancino Fraraccio, che offre a Di Petta un assist che chiedeva solo di essere tramutato in rete. Nulla da fare, la Litta frena l'entusiasmo dell'11 del presidente Di Mario. Al 29esimo l'indisturbato Colonna raccoglie la sfera e fa esplodere il mancino, che termina la sua corsa sul palo, forse coperto di Barile, che arriva sul cuoio con una frazione di ritardo e il vantaggio degli ospiti rossoblù. Da questo momento però il San Pietro prende la gara in pugno e affonda con maggiore incisività. Fraraccio trova spazio sulla fascia di competenza, ma non inquadra la porta sull'uscita del portiere ospite. Siamo al 31esimo. La squadra di casa preme, pur non brillando, prima del ritorno negli spogliatoi, nell'area affollata, destro potente ma centrale di Gabriel Di Matteo sulla sagoma di Lallitta. Ripresa, Fraraccio, sempre lui, sfonda a sinistra, mette in apprensione la retroguardia del guardiafiera. Sulla respinta corta, Di Matteo spedisce in curva una palla comoda dal limite dell'area piccola. I minuti trascorrono, gli ospiti reggono l'urto dei ragazzi affidati in panchina a Mario Izzi per la squalifica del mister Marco Palazzo. Sulla ripartenza rossoblù, D'Ascenzo in mezzo al campo viene sgambettato da Gabriel Di Matteo. Per il fischietto termolese Federico Corbo ci sono gli estremi per il cartellino rosso. Atletico in 10 nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Il guardialfiera accusa la stanchezza e non riesce a ripartire dalle parti di Barile. San Pietro trova il meritato pareggio con Manolo Di Matteo, subentrato nella ripresa, che raccoglie la punizione calciata da Terriaca nel cuore dell'area e infila Lallitta da pochi passi per l'1-1. Esplode la gioia dei tifosi e dei giocatori di casa. Proteste invece dalla panchina del guardialfiera per un possibile tocco con il braccio dello stesso autore della rete prima della correzione decisiva. I locali, sulle ali dell'entusiasmo, affondano i colpi e in pieno recupero si fa notare di nuovo Manolo Di Matteo da calcio piazzato. Questa volta la attraversa a salvare l'immobile Lallitta dalla seconda capitolazione. Su questa occasione termina l'incontro. Nel prossimo turno l'Atletico San Pietro si recherà nella tana della vice capolista Turris. Per il guardialfiera, appuntamento tra le mura amiche per ospitare il Baranello.